Ciao amici da Frank Bianconero, purtroppo mi tocca commentare anche questa vittoria dell'Inter a Parma, ma alla fine mi duole dirlo, ma è giusto così, perché a certi livelli non puoi sbagliare 7 gol davanti alla porta, perché prima o poi un errore, un rimpallo, una spinta non vista. Può succedere che la partita si riapre, addirittura le altre te la ribaltano. Veniamo alla partita. Parliamo subito dell'Inter, perché dell'Inter c'è da salvare poco, c'è da salvare un po' Barella, c'è da salvare Sanchez, perché Sanchez a parità di condizione è il giocatore più forte che hanno in rosa. Fortunatamente il loro allenatore ottuso, calcisticamente parlando, non capisce che Sanchez sa giocare a calcio ed è un grande giocatore a parità di condizione atletica. Detto ciò, il Parma, secondo me, avrebbe meritato la vittoria. Hanno giocato tutti bene. Io ero più propenso a guardare Kulusevski e si è dimostrato un giocatore spaventoso. Fisicamente, tecnicamente, a volte poco lucido, ma è presto spiegato. Se tu Parma fai solo ripartenze e tutti i giocatori devono fare 70 metri o 60 metri di allungo di scatto, a volte davanti alla porta si è poco lucidi. Vedi Cornelius, vedi Gervinho, vedi Kulusevski, anche se Kulusevski ha più volte tirato da lontano che altro. Però l'Inter è stata una squadra ancora una volta inguardabile, una squadra che non rispecchia, credo, quello che volevano i tifosi. O non rispecchia quello che chi più paga più ha. Non è vero niente. L'Inter è una squadra ancora farlocca, è una squadra ancora abbastanza ridicola, bisogna dirlo, perché quando la Juve gioca male, 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 ma magari la risolvono i singoli, viene detto questa parola. L'Inter è totalmente inguardabile, oggi aiutata da due cavolate grossissime da parte del Parma. Intanto perché quella spinta per me non è passibile di fallo. E poi perché Kučka, un'esperienza tale, non stare lì a protestare e hai lasciato la squadra in 10 in un eventuale recupero o che potevi andare a fare il 2-1. E poi Darmian. Quello è perché i difensori, se stanno giocando bene, non bisogna mai sostituirli. I difensori, se stanno giocando bene, non bisogna mai sostituirli. Laurinè aveva i crampi, e magari sì, ma lasciare Bastoni lì davanti a 3 metri dalla porta mi sembra un'esagerazione per un giocatore di Serie A, per una squadra che fino a quel momento aveva fatto della sua forza difensiva il punto cardine. Detto ciò, l'Inter non ha tirato in porta, ha fatto un tiro con una parata di Sepe, poi basta. Diciamo che il Parma addirittura l'ha controllata abbastanza agevolmente. Ha avuto quel rischio del gol in fuori, diciamo, del rigore non dato all'Inter, ma prima era fuori gioco. A me l'Inter fa un po' pena vederla giocare. Rispetto alle aspettative che c'erano da parte magari di noi esterni, non tifosi interisti, e di chi era tifoso interista, perché io non mi stancherò mai a dirlo. Non vince l'allenatore, non vince quanto paghi. Vincono le idee e vincono i giocatori. E a volte le idee vanno cambiate. Eriksen, come ha detto anche il telecronaca Dani, se vuoi fare una squadra di impatto, di contropiede, di forza fisica, Eriksen no, è nullo per qualsiasi tipo di squadra di calcio. Se si fa una squadra di palleggio, di possesso palla, di la tua squadra sempre a ridosso del centrocampo e dell'area avversaria, Eriksen può essere devastante. Ma se si aspettano rincorse, pressing, entrate, taker da Eriksen, Marotta questa volta ha sbagliato letteralmente indirizzo. A meno che Marotta non ha già in testa il prossimo allenatore dell'Inter. Spero non lo sia. Mi fa più paura se un giorno dovesse arrivare Allegri all'Inter. Ciao a tutti da Frank Bianconero. Ogni tanto devono vincere anche loro. Hanno fatto 15 punti solo nel girone di ritorno. Iscrivetevi al canale. Ciao.